Un buon vento a Costa Magica che riprende il mare dopo 2 mesi di fermo nel porto di Ancona. Noi siamo orgogliosi, io sono orgoglioso prima di tutto come cittadino della risposta che è stata data dalla comunità, così professionale, così seria, così precisa e così discreta negli atteggiamenti. Credo che questo rassicuri tutti noi. Davanti ai problemi, se le istituzioni e gli enti stanno insieme, sono convinti e lavorano insieme, veramente non ce n'è per nessuno. C'era un'emergenza quando è arrivata la nave, un'emergenza sanitaria, e c'era anche un'emergenza sociale. L'emergenza sanitaria perché si parlava di 131 contagiati a bordo, poi sono diventati 47 alla luce dei tamponi fatti in 3 giorni, dal 28 di aprile al 3 maggio, in 5 giorni tutti i tamponi fatti ed erano 47. Tutti messi in totale sicurezza. E c'era l'emergenza naturalmente sociale, nel senso la preoccupazione dei cittadini, ai quali era stato con grande serietà e con grande concretezza detto che non ci sarebbero state contaminazioni tra nave e città. Questo è stato fatto proprio in questo modo.